Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. Diario di prigionia, volume 1. Nell'introduzione al primo volume del Diario di prigionia, scritto dal cardinal George Pell, il professor George Weigel, presso l'Università di Washington, dove è titolare della cattedra di studi cattolici William e Simon, scriveva: «Questo diario non avrebbe mai dovuto vedere la luce. Il fatto che sia stato scritto testimonia la capacità della grazia di Dio di ispirare discernimento, magnanimità e bontà in mezzo a situazioni in cui regnano male, cattiveria ed ingiustizia. Che poi sia stato scritto con tanta eleganza è indice dell'impronta cristiana che la grazia di Dio ha impresso nel suo autore. Come e perché egli si sia ritrovato in prigione e per più di 13 mesi per dei crimini che non ha commesso e anzi che non poteva nemmeno commettere è un'altra storia, è molto meno edificante. L'accusa era pesante, la condanna pure, abusi sessuali, 6 anni di galera. Ma la prima, l'accusa, si rivelò totalmente falsa. La seconda, la condanna, fu invece vera e purtroppo riservò a Sua Eminenza un trattamento da sorvegliato speciale, come se si trattasse di un pericoloso terrorista. Solo la soluzione totale e piena, conseguita in appello presso l'Alta Corte d'Australia il 7 aprile dello scorso anno, ha garantito l'innocenza e restituito anche al Cardinal Pell quella dignità che è dovuta ad ogni essere umano. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.